Dimmi quanto è reale. Il clou era la scena della fellazio integrale nel parlatorio. Impegnativa. E questa ultima battuta era quella che ci introduce all'argomento. Suicide Girl che interpreta Alessia. Già il titolo è L'Angelo Azzurro Reloaded, quindi si ispira liberamente alla storia dell'Angelo Azzurro con la divina Beatrix. Diciamo che tanti mi hanno chiesto qual è la morale di questo film e effettivamente di questo piccolo film e di questo episodio ed è tira più un po'. Stavamo dicendo Esatto. Angelo Azzurro Reloaded. Allora io lascerei la parola all'attrice. No, perché la storia è tanto un angelo azzurro ribaltato, cioè il professore non è il professore impettito eccetera, ma un ex 68 che ha voglia di divertirsi in qualche modo, cioè di provare una serata diversa. E incontra questa suicide girl. Tanto, spieghiamo allo spettatore che non sanno chi sono e cos'è il fenomeno suicide. Allora, che è difficile da spiegare. Serafino Murri si è presentato a casa mia con un buon materiale per farmi capire, perché io ignoravo chi fossero le suicide girls. E chiaramente insomma è arrivato con la sua valigetta, con fruste, cose eccetera. Certo. Abbiamo dovuto proprio provare dal vivo, altrimenti insomma non sarei stata a tatuaggi come stai messa? Tatuaggi? No, a parte gli scherzi, mi ha fatto vedere un sacco di video, siamo andate a... Io ho raccontato anche questa cosa, che ho provato a contattarle tramite internet, ma appunto mi avranno presa per una maniaca, non mi hanno risposto, però insomma lui mi ha fatto vedere un po' che cosa fanno queste ragazze, propongono un modello alternativo di... trasgressivo, fanno delle foto insomma abbastanza... esplicite e propongono, sono delle modelle al contrario, alla rovescia. Sì, esatto, semplici, non perfette, non bellissime, sono molto gotiche, molto però, punk, esatto. L'immaginario è stato molto bello leggere insieme poi leggevamo insieme i blog e la cosa insomma che ci ha stupiti entrambi è che nonostante questa apparenza c'è assolutamente in antitesi poi con i loro sogni, nel senso che le vedevi piersate, nere, cattivissime, cantavano delle cose così, e poi volevano fare l'attrice delle soap. No, oppure che ne so, voglio un figlio, voglio sposarmi, certo. Sogno l'amore, insomma queste cose qua. Per cui è bello questa perché era una Mr. Hyde è la parte invece quella mite, insomma, cioè è un po' ribaltato. Però scusa, stiamo uscendo fuori tema, perché io vorrei parlare un attimo del curriculum vitae di questa attrice. Sì, ci divertiva molto, insomma, questo fatto che lei facesse l'attrice, certo. E come del resto appunto come tutti noi siamo un po' attori, siamo un po' attori, sì, e per cui sì, certo, nella formazione appunto ci sono queste ma io ti ho scelta con il curriculum, cioè nel senso che certo. Io non sapevo chi fosse Alessia Brera, mi ha mandato un curriculum in 15 sì, dove c'erano c'era io insomma un po' di cose importanti, c'erano certo, c'era lo stabile di Calcata, c'era l'actor chest appunto tenuto da questo allievo di Eugenio Barba, Ignazio Lalli. Poi c'era questo intensivo con Erico Jones, ti ricordi? Il grande Erico Jones, E poi c'era impostazione della voce con Amanda Lear, che forse giustamente mi sembra il minimo. Dizione con Monica Cervino e poi insomma ho fatto anche questa scuola americana, questo Therapy of Urgence tenuta da Marina. Ce l'hanno portato anche qui in Italia, sì, poi da Marina Ranierus, esatto. E quindi insomma, questo buon curriculum sono l'episodio d'attrice. Racconta di questa ragazza che incontra, quindi si parla di Facebook. Sì. Basito. No, cercando di mentalmente mentre andiamo avanti cercare di scendere le cose vere da quelle finte. Era ammirato. No, è tutto vero, abbiamo detto certo. Assolutamente, ma questo è un documentario, non l'abbiamo detto. È un documentario. È un documentario. Esatto. Per cui vabbè, comunque quello che dicevi prima, ecco, quello che dicevi prima, poi di passare dalla realtà virtuale a quella reale, diciamo che tutto quello che ne consegue. Ed è in qualche modo come dire l'uscita a rivedere le stelle dopo tutta questa immersione che tocca proprio i suoi massimi livelli con la paranoia di un bravissimo
Primo Reggiani in default, insomma, poi a un certo punto si riesce piano piano verso la vita, cioè nel senso che poi rischia di inglobare, cioè io ho visto una scena, no questa la devo dire, ci metto 5 secondi, oggi sono andato a pranzo a Borgo dove c'erano tutti quelli che lavorano nell'ufficio con me, non dico a fare che cosa, a preparare che cosa, e c'erano molte persone disposte al tavolino, quando sono arrivato si sono alzate in più persone per salutarmi e hanno scoperto che si conoscevano tutti e non si erano salutati, cioè quindi nella realtà reale non ci si incontra, mentre ci si incontra magari avevano Facebook. Tutti Facebook aperto, no no, ma poco prima in ufficio avevano comunicato l'uno con l'altro a 2 metri con Facebook naturalmente, cioè quindi siamo un pochino a questi livelli. Allora è un po' l'uscita a rivedere le stelle attraverso naturalmente la perdizione, anzi la pura reification, certo, cioè, sta per pura reification, come si diceva un tempo di impegno che ormai abbiamo un po' perduto, però detta l'americana fa più reification, certo, fa più figo. È più cool sempre, però una cosa diciamola, forse l'hai già detta, ero distratta, che c'è Giorgio Colangeli come protagonista, l'abbiamo detto, che c'è Mita Medici, l'abbiamo detto, no, che il nostro forse in realtà che va a chiudere gli 8 episodi è insomma forse l'unico un po' ottimista, diciamo, questo l'abbiamo già detto forse? Sì, non lo so, ecco, che nell'economia finale come ne esce fuori Facebook dal film? È un po' una presa in giro delle manie, dei tic, cioè non è del tutto pro Facebook, diciamo. Tutti ne parlano come un fenomeno che sta già scemando, ma in realtà invece alcuni dicono che invece si sta assestando e sta diventando, ormai è diventato proprio una costituzione. Scemando una sega, cioè nel senso che passavano 700.000 utenti a 8 milioni e passa, insomma scemando proprio un altro concetto. Nessuno si toccherà. Diciamo, l'attenzione dei primi utenti comincia a diventare. Sì, invece... è vero, è già cominciata l'ondata quella snob che dice vado su Twitter. Nessuno si stringerà più la mano. No, ma su Twitter ci stringeremo tutti la mano. Ci stai già lavorando per il prossimo film. Assolutamente. Twitter boom. Twitter esatto. Boom. Comunque ci dobbiamo salutare. E noi ricordiamo appunto nelle sale dall'8 maggio Facebook con tanti altri attori insieme ad Alessia e sono tantissimi. Bravissimi, non ne nomino neanche uno perché altrimenti li dovrei nominare tutti, e sono appunto 50 circa. Quindi. Comunque c'è un sito dove mancava soltanto tutto. Ignazio Lalli, insomma, l'avevamo voluto, ma era impegnato. Esatto. Grazie Alessia Barella e Serafino Murri, e in bocca al lupo. Grazie a voi. Crepi.